per l'invito. Allora, è difficile star dietro a tutte. Beh, peraltro, ecco, se può rasserenare è che la situazione è così in tutta Italia, però è difficile stare dietro alla quantità enorme di focolai che si generano in ogni momento. Sì, sicuramente. Allora, intanto abbiamo un dato abbastanza importante. Noi abbiamo registrato dal 15 giugno fino ad oggi all'incirca 341 incendi. Sicuramente, come ho appena anticipato, è un dato serio, insomma, un dato che richiede una grande attenzione da parte di tutti gli enti locali di questa amministrazione, cosa che sta facendo puntualmente giornalmente. Intanto dobbiamo dire che molti incendi non si possono prevenire, nel senso che spesso vengono provocati anche da situazioni di insediamenti all'interno di aree verdi che sono, diciamo, difficili da individuare. Noi per esempio insieme al servizio giardini, che ricordiamo sta svolgendo un lavoro egregio, un lavoro molto importante su Roma, insieme poi ai vigili del fuoco, insieme ai carabinieri forestali, insieme alla protezione civile di Roma Capitale, ma anche e soprattutto grazie ai volontari della protezione civile che giornalmente volontariamente intervengono per spengere questi fuochi. Sicuramente noi abbiamo dal canto nostro messo sul campo, diciamo, una sorta di task force, se così possiamo chiamarla. Abbiamo 11 uomini su Roma e 8 su Castelfusano. Ricordiamo che anche Castelfusano, insomma, è stata vittima comunque di incendi importanti. È una zona che deve essere tutelata, vista, deve essere preservata, visto che anche appunto una riserva naturale a livello appunto nazionale, e in tal senso il servizio giardini ha una sede lì proprio per monitorare attentamente con dei monitor e con delle telecamere eventuali focolai o incendi. Perciò gli interventi che sono stati fatti, ricordiamolo, sono stati appunto coordinati insieme ai vigili del fuoco e tutti gli altri enti appunto locali, che tramite l'accordo prefettizio appunto si interviene in sinergia. Allo stesso tempo si interviene con delle autobotti da 10.000 litri o da 4.000 litri, per esempio anche a Castelfusano, insomma, il servizio giardini ha dato un supporto importante di vigili del fuoco proprio con le autobotti da 10.000 litri. E detto questo, questa cabina di regia, chiamiamola in questo modo, interviene dalle 7 di mattina fino alle 8 di sera, tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Perciò ricordiamo un lavoro veramente importante e anche estenuante da parte del servizio giardini. Interviene anche poi dopo le 20 di sera, perché per esempio interventi durante la notte vengono fatti, ricordiamolo anche a Torre Spaccata, dove sabato scorso, esatto, sì, sono intervenuti con due autobotti, hanno lavorato fino a tarda notte. Anche al campo della Barbura hanno lavorato sempre di notte con due autobotti da 10.000 litri e un mezzo cingolato, appunto, per quanto riguarda, diciamo, i rifiuti. Voi avete fatto accenno ai rifiuti ed è importante sottolinearlo. Chiaro che queste situazioni non si possono prevenire, si possono monitorare attentamente, ma impedire, diciamo, che venga appiccato un incendio appunto e viene poi alimentato un focolaio, sicuramente in questo momento è difficile da prevedere. Ecco, non si può prevenire l'opera del folle, non si può prevenire il dolo, sicuramente, nel senso che non si può stare nella mente di nessuno, e questo credo che non credo ci siano dubbi, ovviamente, però non aiuta il caldo, non aiuta la siccità, non aiuta il vento che in questi giorni anche sulla nostra città, il vento caldissimo, ovviamente quello di sabato addirittura, che ha alimentato molto molto forte proprio l'incendio a Torre Spaccata, per carità di Dio. Però si può avere un'opera di prevenzione in riferimento a quelle situazioni, appunto, davanti ai campi rom, cumuli di immondizie. Questo lo diciamo da tanti anni nella nostra città, ovviamente. Le sterpaglie di cui non ci si prende cura,
quindi la siccità che non è soltanto figlia del momento e di questo particolare mese così caldo, ma che è una situazione che affligge Roma da anche in questo caso da diversi anni, nel senso che c'è un po' di come dire, mancata proprio cura della nostra città, e tutto questo alimenta proprio i roghi, no? Possiamo dirlo con tranquillità. Sì, quello sì, no, ma è chiaro che c'è un'attenzione particolare anche per quanto riguarda gli sfalci. Noi ricordiamolo, stiamo operando con 170 operatori, insomma, il servizio giardini in tutta Roma. Abbiamo anche il supporto adesso di 50 manutentori del verde che stanno collaborando con il servizio giardini, ma ricordiamo che Roma è la città più verde d'Europa, insomma, ecco, parlo di un'estensione. Abbiamo 330.000 alberature, abbiamo un'estensione di verde imponente, perciò è chiaro che si fa il possibile. Noi per esempio sul Parco del Piniero pochi giorni fa siamo intervenuti, cioè il servizio giardini è intervenuto, per esattezza mi scusi, proprio per sfalciare attentamente l'area verde e anche ricreare le linee tagliafuoco, insomma, che servono appunto per cercare, insomma, di evitare poi dei danni importanti dal punto di vista degli incendi. Questo lo si fa ogni giorno il servizio giardini cerca di mantenere i parchi, le ville storiche, sia appunto, diciamo, quelle di pregio, ma anche le aree verdi molto estese, ricordiamo Castelfusano, ricordiamo, insomma, ville storiche come Villa Panfili, Villa Ada, Villa Borghese, insomma, così si segue un lavoro attento quotidiano, cioè siamo entrati piano piano, stiamo entrando nella programmazione, non più nell'emergenza. Noi dobbiamo pensare a questo, che prima si lavorava soltanto nell'emergenza. Siamo venuti da una situazione critica, drammatica, da parte del servizio giardini. Ricordiamo, insomma, le prime notizie di Fiera Capitale sono proprio sorte all'interno del servizio giardini, perciò è chiaro che quello che abbiamo ereditato è molto complesso e anche difficile da rimettere in piedi, ma lo si sta facendo. Abbiamo attive anche delle gare di manutenzione del verde, abbiamo una gara europea di monitoraggio, di cura delle alberature, una gara importante da 3,5 milioni, abbiamo altri 9 milioni che il servizio giardini ha stanziato tramite i fondi giubilari, 5 milioni per il verde verticale e 4 per il verde orizzontale, cioè veramente con tutto che in questo momento storico le amministrazioni vivono con una coperta molto corta, ma gli sforzi sono veramente tanti. Oh, lei ha giustamente ricordato che cosa sta facendo l'amministrazione capitolina per limitare i danni. Ecco, però io vorrei, avrà formulato delle ipotesi, perché qui o altrove, anche in aree protette sulle quali comunque non si può costruire, non si può fare niente, che rimarranno protette anche dopo, tra l'altro la legge impone proprio questo, insomma, la protezione di aree che soggette ad incendi dolosi. Allora, perché secondo lei vengono appiccati questi incendi? Cioè, che cosa c'è dietro? Perché veramente io lo dico proprio, cioè mi ci spacco la testa. Qual è il business che c'è dietro? Secondo lei, secondo voi, secondo quello che avete capito? Ma intanto sappiamo che dietro, diciamo, a questi fenomeni sicuramente vi è un sistema di microcriminalità, insomma, ecco, questo ormai è risaputo in molti contesti, ecco, noi ricordiamolo che spesso e volentieri si appicca un fuoco proprio perché bisogna recuperare del metallo e bisogna rivenderlo, o comunque, insomma, per anche per esempio per i copertoni, ecco, per eliminare quel rifiuto, poi di fatto il rifiuto speciale, il rifiuto che è anche altamente tossico, che ha un costo per lo smaltimento, viene appunto bruciato proprio per non poi voler spendere appunto questo denaro, insomma. Beh, tutto questo provoca un problema alla cittadinanza, ma soprattutto un problema importante all'ambiente, perché ricordiamo, insomma, ecco, questi focolai spesso e volentieri, insomma, coinvolgono materiale legato a rifiuti speciali, a plastiche e quant'altro. Anche i RAE, per esempio, che sono elettrodomestici che hanno all'interno dei metalli
pregiati, ma chiaramente se alimentati con alte temperature, perciò quando prendono fuoco sicuramente spargono nell'aria, insomma, delle particelle molto dannose per la salute e per l'ambiente. E sicuramente da questo punto di vista la polizia locale, insieme al nucleo SPECA, il nucleo appunto che si occupa della tutela dell'ambiente, insieme alla protezione intervento centro storico, nucleo PIX, che prima interveniva per il decoro urbano nel primo municipio, oggi si occupa di eliminare fenomeni di microinsediamenti, fenomeni di abusivismo in tutta Roma. È chiaro che, a parte i famosi campi che noi conosciamo attentamente. Quindi dice che a Roma è per diciamo così, questo micro crimine legato allo smaltimento dei rifiuti, che magari in condizioni estreme come quelle che stiamo vivendo adesso prende la mano e innesca degli incendi più vasti. Questo sta dicendo? Ma anche per esempio per quanto riguarda gli autodemolitori, noi stiamo attenzionando molto questo tema, lo stiamo affrontando faccia a faccia, insomma, dopo tanti anni di immobilismo, grazie poi all'assessorato all'ambiente con l'assessore Montanari si sta facendo un lavoro importante, insomma, ecco, noi vogliamo. Ma si spostano o non questo. Si spostano? Perché mi sembra ci sia un articolo della scorsa settimana in cui si scriveva che alla fine forse la soluzione potrebbe essere quella di non spostarli, perché tanto vado a sintetizzare il contenuto dell'articolo, se si delinque lì, cioè soprattutto ad esempio sulla Palmiro Togliatti, faccio un esempio insomma di un quartiere che sicuramente ne ospita tanti da tanti anni, ecco, tanto delinquono lì perché dovrebbero delinquere altrove. Ecco, ma dove sta la verità, come stanno le cose? Guardi, il ragionamento è molto, molto lineare, molto corretto. Chiaramente se delocalizzare un autodemolitore che delinque, chiaramente andrà a delinquere da un'altra parte. Questo ragionamento sicuramente che fila. Noi abbiamo analizzato questo ragionamento e in tal proposito abbiamo chiesto agli autodemolitori ad oggi chiaramente attivi, che hanno delle proroghe attive, di mettersi in regola. Abbiamo dato una tempistica dai 3 ai 6 mesi per rientrare nelle norme legate alla tutela dell'ambiente, proprio per evitare, diciamo, che queste proroghe provino poi chiaramente una mala gestione, insomma, poi degli autodemolitori. Perciò noi vogliamo innanzitutto riportare la questione alla legalità e alla tutela dell'ambiente. Perciò chiediamo di mettersi in regola, chiaramente un po' complesso, perché poi parliamo di norme ambientali, perciò deve essere ripristinato il manto della pavimentazione, perciò non più terriccio, perché sappiamo che quando gli oli esausti cadono nel terreno poi si crea inquinamento ambientale anche per il ciclo appunto delle acque e via discorrendo. Perciò abbiamo chiesto agli autodemolitori di mettersi in regola, e chiaramente se non rispettano queste norme vigenti verranno automaticamente chiusi. Chi si mette in regola, perciò chi svolge un'attività che ricordiamo un'attività anche importante, perché l'introito che produce anche il supporto che dà per il riciclo di questi materiali è importante, perché in questo momento le case automobilistiche non hanno una soluzione di riciclo di materiale appunto di fine vita, poi chiamiamolo in questi termini, delle automobili. Perciò sì, quando poi saranno in regola possiamo delocalizzarli in un luogo più idoneo, sicuramente non all'interno di ville o parchi storici di carattere anche culturale, come per esempio credo che non sarebbe mai possibile, anche se ovviamente sono limitrofi sul parco di Centocelle da un sacco di anni, quindi diciamo che gli abitanti del quartiere ci avevano fatto un po' la bocca alla chiusura. Senta, prima di salutarla, quelli che continuano a buttare ecco, parco di Centocelle dobbiamo intervenire. Allora, siccome siamo lunghi le dico, allora comunque prevalentemente sono dolosi, però ci sono ancora i deficienti che buttano le cicche dalla macchina quando sono in movimento e te ne accorgi perché bruciano le aiuole spartitraffico. Ecco, qualcuno che va intenzionalmente a bruciare una aiuola spartitraffico, francamente lo credo poco credibile. Allora, proprio in 30 secondi, che cosa dice a questi che continuano a buttare le cicche dalla sigaretta, dalla macchina, anche con 40 gradi e tutto arso intorno?
Ma dico intanto che buttare ricicche a terra è un reato che viene perseguitato appunto da, da una multa anche molto salata, insomma, da parte di questa amministrazione. C'è una norma nazionale che sancisce appunto delle multe, delle sanzioni che vengono effettuate poi dai comuni. Dico che innanzitutto deve essere rispettato l'ambiente, perché l'ambiente è di tutti, sia dal lato appunto della sicurezza, perché quando si provoca un incendio, soprattutto su strade, per esempio ipotizziamo anche la Colombo, che è una strada molto trafficata, che ha al suo, come dire, al lato, insomma, una pineta molto importante, che sicuramente può provocare un danno. Quindi non fatelo, ecco, non fatelo. Pensate ai vostri figli, non fatelo. Se non avete figli, pensate ai vostri genitori, pensate a chiunque altro, però non fatelo. Ecco, io sintetizzo. No, ecco. Rispettare l'ambiente, rispettate. La propria città, ma soprattutto, diciamo, garantire la sicurezza di tutti i cittadini, ma anche degli animali che vivono poi all'interno di queste pinete. Perciò ricordiamo che bisogna tutelare anche la biodiversità, ma anche il nostro ecosistema, che in questo momento sta soffrendo. Tanto continuiamo a vedere le immagini dei roghi, veramente qualcosa di incredibile. Daniele Diaco, Presidente Commissione Ambiente Roma Capitale, grazie, buona serata. Grazie per essere intervenuto. Grazie, non fatelo. Ecco, grazie. Allora, 3775.